chiesto se il talento sia qualcosa di innato, esclusivamente riservato a poche persone, o che sia invece presente in ognuno di noi senza saperlo? Secondo me, tutti hanno doti da coltivare per prendere consapevolezza del proprio talento. È importante dedicarsi alle proprie passioni e inseguire i propri sogni, fino a raggiungere gli obiettivi prefissati. Un atleta che reputo un talento è Federica Pellegrini. È una nuotatrice italiana, la prima donna italiana ad aver vinto una medaglia d'oro nel nuoto ai Giochi Olimpici nel 2008 a Pechino, nei 200 metri stile libero. Ha vinto anche 4 titoli mondiali, nei 200 e 400 metri stile libero. Attualmente è detentrice dei record mondiali in vasca lunga, nei 200 e 400 metri stile libero femminile. È l'unica nuotatrice italiana, ed una delle poche europee, ad aver battuto i record del mondo del nuoto in più di una specialità. È considerata la più grande nuotatrice italiana ed una delle più grandi atlete nella storia dello sport italiano. Per me Federica Pellegrini è un mito, in quanto ha saputo coniugare insieme doti e talento che, con un duro e metodico allenamento, le hanno permesso di raggiungere ottimi risultati nell'ambito sportivo. È una straordinaria ragazza che si pone sempre obiettivi nuovi e misurabili da raggiungere. Si propone una meta precisa e lavora per conquistarla. È un esempio di chi crede di poter raggiungere obiettivi sempre più alti con serietà e professionalità. Nello sport, come nella vita, bisogna fare tutto nel miglior modo possibile, con la massima cura ed attenzione, sfruttando al massimo quelle che sono le proprie competenze e migliorandole continuamente, senza dimenticare di trovare gusto e passione per quello che si sta facendo. Bisogna trovare gli stimoli giusti, aver fiducia in se stessi e non abbattersi mai di fronte agli insuccessi. Credo che la forza e il coraggio di una persona si misurino proprio dalla volontà di rimettersi in gioco dopo sconfitte e delusioni. Io, come Federica Pellegrini, vorrei essere una campionessa, ma della mia vita.